Questo nuovo video, allora, ehm, come leggete dal titolo, vi faccio vedere le cose che ho assaggiato e vi dico se sono buone, cosa ne penso, ma cioè, praticamente vi do una mia recensione sui prodotti ehm, praticamente da mangiare. Per cui, ehm, dato che questo video vi piace allora eh, continuo a farlo eh, sono non diciamo questa volta sono abbastanza non sono pochi per cui adesso vi faccio vedere che cosa ho mangiato questa volta è solo cibo non ci sono bevande però prima di iniziare questo video vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like di per questa tipologia di video mi sto già impappinando, come sempre, e, e seguirmi su Instagram ve lo lascio sia giù eh, sotto nel video e sia di fianco a me. Eh, è da un bel po' che non registro, diciamo, i video, eh, sono stata un po' ferma. Tutti i video che avete visto erano reg già registrati. Ehm, un bel po per cui gli ultimi video eh, ve li ho messi su adesso sto registrando quelli nuovi e sono un po' agitata non so perché a registrare questo video che è il primo video in cui registro eh, adesso comunque vabbè mm, poi non, non ho capito perché la... il cellulare mi fa sembrare gonfia, in senso gli occhi non lo so ho la sensazione che sto telefono mi fa sembrare gonfia a prescindere che non sto bene però a parte questo è meglio che andiamo avanti mm, e vi faccio vedere i, il cibo che è forse è meglio perché sennò parlo anche troppo allora iniziamo da questi che sono i cereali questi qui sono i miei cereali preferiti che io mangio solo questi a colazione sono i corn uh, Flats, che non so mai uh, dire il nome giusto, uh, non riesco a pronunciare a dire le cose specialmente i nomi giusti, per cui questi qua, questi cereali, sono buonissimi, sono naturali uh, e uh, Amo questi Ci sono gli unici che, che prendo sempre. Eh, prendo questi o gli altri, che vi avevo già fatto vedere nell'altro video precedente, per cui questi cereali io ve li straconsiglio perché sono buonissimi per fare colazione, e ehm, dicono anche che contiene vitamina D, per cui ti aiuta, e ve li straconsiglio. Non c'è niente da dire su questi cereali, vi, volevo solo farvi vedere i miei cereali preferiti che prendo praticamente sempre. Poi ho provato queste patatine qua che vi ho messo nel vlog, se non mi sbaglio, eh, al pesto, a forma di pasta. Allora, eh, sapevano di pesto, sono buone. Mm. Non è un pesto forte, ma è buono. Per cui li riprenderei ancora perché sono buoni e poi hanno eh, questa forma di pasta eh, come nell'immagine che sinceramente sono, sono anche belli da vedere quando li mangi. E in più eh, è proprio pasta verde, cioè in senso patatine verdi. Eh, per cui ehm, quando li mangiate, vedete anche la, la patatina verde, eh, ve, le, ve lo straconsiglio perché sono buone anche queste. Della Pai, una novità che è uscita adesso. Non so se dove li potete trovare, ma sono, sono buoni queste patatine. Poi dato che c'ero, volevo prendere anche il pomodoro pasta al pomodoro, ehm, Ovviamente le patatine, mi poteva mancare anche questa. Questi mh, mi sono piaciuti meno a confronto di quella al pesto perché non si sentiva proprio il pomodoro e tantomeno era, una, era pasta rossa, carina da vedere, eh, anche bello come è fatta perché è uguale all'immagine. All però, diciamo che come gusto il pomodoro non si è sentito e non è che sono un granché. Preferisco um, quelli al pesto che questi. Per cui, questi qua è un, sì, sono buoni, ma um, vi straconsiglio di più quelli al pesto che questi. Per cui, anche questi non sono diciamo male. Vado più veloce perché, se no, parlo troppo e sto video dura anche. Troppo dura troppo. Poi, altre patatine queste qua allora all'inizio io li mangiavo da piccola mh, le chipser ehm, sono sette bustine dentro il pacco grande, costano tanto e eh, sinceramente prima erano molto più buone non so il perché eh, o il gusto che hanno proprio perso oppure non lo so mh, ma erano più Buone prima, quando le mangiavo prima da piccola, che... che non lo so se hanno cambiato qualche gusto, non lo so. In teoria dovrebbe essere uguale, però mh, non mi sono piaciute come prima. E queste qua non ve le consiglio anche perché il prezzo è esagerato. Eh, ogni tanto, sì, mh, potete prenderli, però mh, così, così, il gusto non mi è piaciuto tanto e. Mh, non è che sia il massimo, però io ovviamente questa è l'ultima confezione che prendo perché mh, le ho provate le prime e saranno le ultime perché non mi sono proprio piaciute. Poi ho provato le gocciole, queste qua al caramello, allora questa è la novità. Sinceramente non sanno di caramello, sanno di biscotti normali al cioccolato, non si sente il, il caramello. Per cui non ve le straconsiglio. Direi che ci saranno tanti tagli. Eh, poi non so perché mi mandano i messaggi. Comunque, queste non ve le straconsiglio. Costano sui 3 euro. Non sanno di caramello. Per cui se vi piace il caramello, non è, diciamo, i biscotti adatti per il caramello perché si sente solo il cioccolato. ...per cui no... ...direi che non ci siamo... ...mi sono piaciuti di più questi... ...che sto facendo un, un casino... ...dalla madonna... ...questi qua sì al cocco... Le, ...le gocciole al cocco... ...sono buonissime perché... ...sanno e si sente il cocco... ...tra questi due... ...meglio il cocco... ...ve lo straconsiglio il cocco che il caramello... ...sono due novità... ...delle gocciole... E appunto, come, come vi dicevo prima, ehm, cioè, non è mm, il massimo questo qua del caramello, ma preferisco 100 volte il cocco. Per cui la prossima volta comprerò ancora il cocco che le gocce del, del caramello. Poi ho provato. Eh, queste patatine extra al barbecue. Queste sono strabuone. Costano tanto. Ma sono strabuone. Perché io le ho pagate insieme a 4 euro. Tuttavia, eh, su un sito che vi ho fatto anche il video vi ho fatto vedere dove. Eh, sono buone e sanno di barbecue. Queste sono buonissime. Eh, ogni una patatina che assaggi ti fai fuori praticamente una, una bustina. Di solo di questo che secondo me mh, non ti basta neanche per tutto il giorno perché eh, uno tira l'altro ed è buonissimo per cui queste ve le straconsiglio provatele al barbecue che si sente perché sono buonissime non so perché sono praticamente quasi tutte no beh tutte no sembrano praticamente quasi tutte ehm, patatine che tutt'altro comunque ho provato anche questi qua che ho rotto la confezione i bocconcini al, al cuore di lampone eh, ci sono di vari gusti costano pochissimo ma vi assicuro che sono strabuone specialmente questi al lampone sono strabuoni per cui ve le straconsiglio sanno di lampone <coughs> ce la posso fare ed è, sono buonissimi, a sfoglia di, eh, di cuore di lampone. Provateli perché sono molto buoni. Vorrei provare anche gli altri, per cui vi farò sapere poi anche gli altri. Ma questo, già il lampone, mi è piaciuto molto. E dopo neanche un giorno lo mangiate tutti. Vi dico solo questo. Poi, i biscotti, questi qui, l'horror. Se vi ricordate ho fatto il video biscotti di Halloween a forma di zucca questi qua saranno più cioccolato per cui erano molto eh, cioccolatosi a me il cioccolato non mi fa tanto impazzire lo mangio ogni tanto ma non è diciamo su, su quello che preferisco io per cui <coughs> vi dico che eh, sono buoni ma mm, così così una via di mezzo non li ricomprerei perché non sono un... come, mh, come per dire wow, uh, sono strabuoni, no, sono buoni ma non così tanto per farvi capire per cui è un così così, uh, consigliato così così. Oh, scusate, ma non riesco, faccio un po' fatica a fare questo video. Non, non mi sento bene. Faccio fatica. Ho l'influenza e faccio fatica a fare questo video. Per cui, chissà quanti tagli dovrò tagliare questo video. Però, mm, andiamo avanti. Sto già impazzendo. Poi, ho provato altre patatine. Queste qua erano sottili, lunghi. Eh, le pata eh, patatanas. Nana, praticamente erano in questa mh, confezione. Sì, buone, ma non erano un granché. Anche queste sui 3 euro. Uh, li trovate sul sito che avevo fatto vedere nell'altro video. Adesso mi ricordo uh, Winner winnerly, qualcosa del genere. Così, così. Questa è l'ultima volta che li compro perché non è, erano proprio un granché. Ma. Diciamo che sì, una volta ci sta a provare, ma la seconda volta no, perché non è che mi piacciono così tanto. Ho provato i... questo al cocco, questi due sempre su quel sito dove ho fatto il video: le chips di cocco croccanti e tostati con pizzico sale marino. Sono questi qua. Uh, allora, questi sono buoni, però sono leggermente un po' salati. C'è scritto che c'è un pizzico di sale, ma uh, si sente. E, um, non mi hanno fatto tanto impazzire. Um, questi, infatti, l'ultima volta che li compro pensavo che erano più dolci. Io preferisco il cocco dolce come patatina, ma non così che si sente il sale, perché um, non mi sono tanto piaciute. Però si sì, potrebbe, diciamo, starci per assaggiarle. Poi andiamo avanti. Se no, vediamo più. Ah no, sono gli ultimi. Vi faccio vedere: gli ultimi. Allora, questo l'ananas mi è piaciuto di più a confronto della pesca. I frutti drink che trovate praticamente su Amazon: sono delle bustine che si sciolgono eh, nell'acqua. Questo va per 2 litri. Ed è all'ananas. L'ananas mi piace di più a confronto alla pesca, per cui questo ve lo consiglio perché l'ananas è molto più buona. Quella invece, la pesca no, così, così non mi ispira tanto. Cioè, ho ancora tante bustine, ma sinceramente, come gusto, non mi piace. Ehm, sul fatto che ti fa andare in bagno, come vi dicevo anche nell'altro video. Chi l'ha visto, diciamo che così, così non tanto. Allora, oggi non so che cos'è i eh, messaggi e eh, chiamate e eh, citofoni, cioè vabbè. Comunque, ho assaggiato queste ehm... eh, non mi queste cicche. Allora, questa è la B-Bubble del marshmallow B-Bubble. Infatti, ne ho mangiati due. Sono questi due e poi questo eh, Bubble Painter, qualcosa del genere. Che questo ti colora la lingua. Allora, questo che ti colora la lingua è mh, strafigo perché mh, quando mh, diciamo masticate la cicca avete la lingua. Eh, vabbè, Questo diciamo blu ed è una figata. La cicca era diciamo buona, per cui. Potrei ricomprarle di nuovo. Queste ve le straconsiglio se andate... <coughs> queste ve le, ve le consiglio se andate a prenderle anche, in, credo, nei supermercati o spaccio dei dolci. Questi qui sono buoni e poi sono anche, diciamo, divertenti perché ti colorano la lingua. Invece queste qua, Bubble Marshmallow, mm, è buono. Ma, eh, appunto... Due bastano, avanzano perché non sono un granché che dici wow, sad, a parte che vabbè. Il marshmallow non è proprio, non sa tanto, è più zuccherato però eh, diciamo che sì, sono buone, ma non mi convincono così tanto da comprarne ancora altre. E queste sono le ultime due che ho preso per assaggiare. Comunque, queste sono state mi sono. Mi sono sporcata tutta perché c'erano i pezzettini dentro eh, di biscotti, eccetera, e l'ho fatta cadere tutto per terra. Allora, finalmente ho finito questo video. Eh, fatemi sapere se anche voi avete assaggiato queste cose che vi ho mostrato. Fatemi sapere se eh, li comprate se volete assaggiarli. E niente, spero che questo video vi è piaciuto. Noi. Ci vediamo al prossimo video. È meglio che chiudo qua perché non ce la faccio più. <ride> Questa è la prima volta che uh... detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.